il teatro per invitare i cittadini e le cittadine a riflettere e trasformare ogni personale singolare scontento in una forma di felicità pubblica. La Bottega degli Apocrifi, compagnia teatrale pugliese, dal prossimo 28 marzo proporrà un laboratorio teatrale gratuito aperto a tutti i cittadini dai 14 ai 30 anni. In collegamento la drammaturga degli Apocrifi, Stefania Marrone. Buongiorno, benvenuta Stefania. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie dell'invito. L'azione teatrale degli Apocrifi ha scelto di trasformarsi non solo in proposta artistica ma anche in una conoscenza critica per l'intera comunità. È così dunque? È così, nella misura in cui quello che ci diciamo sempre come Apocrifi è che il teatro in sé, quando è davvero teatro, è necessariamente politico, perché presuppone il rispecchiamento della comunità con il palco e viceversa. Quindi è la possibilità di una comunità di vedersi rispecchiata, di essere testimone consapevole di quello che ha intorno, sì, assolutamente. E perché la scelta di Aristofane? Aristofane ci accompagna da un po', ci ha accompagnato con Uccelli, ci accompagna oggi con Pace, perché crediamo che le parole di questo commediografo di 2400 anni fa siano ancora attualissime, ci sembrano scritte ieri, a volte ci sembrano anche scritte domani, a dire la verità, ed è interessante rispetto a Pace il fatto che viene scritta da un Aristofane 24enne, quindi poco più che adolescente, dopo 10 anni di guerra che logora la sua città, di cui lui è stanco. E ci sembrava, ci sembrava il rispecchiamento migliore e ci sembrava un punto di partenza meraviglioso per incamminarci, anche perché quello che facciamo ogni volta che si rimette in vita un testo classico è non solo raccontarlo di nuovo, ma rimettere quel testo in questione, cioè far sì che torni ad essere oggetto di discussione e confronto con una comunità teatrale che è fatta contemporaneamente dagli artisti e dai cittadini spettatori. Ecco, lo dicevamo anche nella presentazione, Stefania, ogni comunità si affida al teatro nel momento in cui deve riflettere su una crisi e su cosa sta succedendo e anche sulle possibili soluzioni. Quindi immagino sia così anche per la Bottega degli Apocrifi. Beh, assolutamente sì, il teatro ci dà una possibilità di lettura sulla realtà. E nel momento in cui c'è una crisi, che in questo momento riconosciamo assolutamente come crisi globale, come crisi di un paese Italia e anche come crisi di una città, innegabilmente, e quello che puntiamo a fare è guardare a quella luce che filtra dalle crepe, no? come ci insegna il proverbio giapponese. Quindi stare dentro a quelle crepe e abitare, grazie al teatro, la crisi, ovvero non rifuggire la complessità che ogni crisi porta con sé. Quello che il teatro fa nel momento in cui c'è crisi è abitare la complessità e non abitarlo da solo, ma abitarlo come collettività e quindi restituendogli una nuova visione, un nuovo sguardo e magari generando un cambiamento, una possibilità di uscita. E allora come ha risposto la città di Manfredonia al vostro appello, a questo appello a riunirsi attraverso il teatro per trovare pace? E la città ha risposto quest'anno in particolare, anche rispetto proprio alla risposta al teatro, c'è una stagione che prevede tantissimi abbonati in più rispetto a quella che è stata la storia delle stagioni di prosa di Manfredonia, e la stessa cosa sta avvenendo per Pace, che coinvolge già alcuni istituti secondari inferiori e che dal 28 aprirà invece a tutta la città, quindi a tutti i cittadini dai 14 ai 30 anni, per la creazione di un coro collettivo. Quindi quello che sta succedendo è che all'appello sta rispondendo un coro. Quello che ci auguriamo è che questo coro diventi presenza scenica fondante di uno spettacolo poi. Quindi c'è questa chiamata, è un laboratorio appunto per cittadini dai 14 ai 30 anni e poi a fine laboratorio, ricordiamo la partecipazione è gratuita, ci sarà lo spettacolo finale.
Sì, pace che all'interno della stagione futura, anche questo no, nome simbolico che abbiamo scelto con cura, che il nostro direttore artistico Cosimo Severo ha scelto con cura per la stagione, vedrà un appuntamento con pace, due appuntamenti in realtà, il 20 e il 21 aprile, dove appunto avremo in scena il coro dei cittadini assieme agli attori e ai musicisti professionisti della compagnia. Al Teatro Comunale Lucio Dalla a Manfredonia, giusto? Sì, Lo vediamo a scritto Manfredonia. alle tue spalle. Beh, volevo anche ricordare che la Bottega degli Apocrifi nasce a Bologna nel 2000. C'è stata poi, come dire, c'è stata una migrazione al contrario. Da Bologna poi siete tornati a Manfredonia. Ricordaci un po' la storia della bottega, Stefani. Abbiamo fatto in realtà ancora più grave, cioè non siamo solo tornati, siamo proprio arrivati a Manfredonia in alcuni casi, perché mentre Cosimo, il direttore artistico, è originario di Manfredonia, come Fabio Trimino, il nostro responsabile musicale, che è tra i cofondatori, e poi ci sono io invece abruzzese, mandata a Bologna dai miei genitori, come spesso accade a tanti ragazzi del sud e del centro, per andare a cercare opportunità migliori in un posto dove ci viene detto qui non c'è nulla, quindi se vuoi un futuro migliore vai da un'altra parte. A Bologna è nata la compagnia e all'interno delle aule del CIMES, del DAMS di Bologna, abbiamo avuto la fortuna di incontrare un buon maestro, che poi la vita è tutta, si gioca tutta sull'incontro o meno di buoni maestri e di buone guide, e che ci ha detto: Bologna sì, è sicuramente un bel posto in cui stare, ma se davvero volete fare teatro e davvero continuate a dire che il teatro è un confronto con la comunità, allora avete bisogno di andare in altri territori, cioè in territori dove la pratica del teatro, intesa come pratica artistica collettiva, non è ancora sviluppata. E siamo arrivati a Manfredonia sotto lo sguardo incredulo, devo dire, di mia madre, e ce l'avamo dati 1 anno e mezzo per restare, per vedere un po' che cosa accadeva, e nel 2024 sono 20 anni, proprio quest'anno sono 20 anni che Bottega degli Apocrifi è a Manfredonia, e credo che possa riassumersi la nostra permanenza qui con le parole della politica generativa di Guglielmo Minervini, che a un certo punto dice: ogni luogo può essere quello giusto, ogni situazione può essere quella giusta, sono poi le persone e le azioni che queste persone mettono in campo a fare la differenza. Quindi pace, da questo punto di vista, il nostro appello, la nostra chiamata collettiva per la produzione di comunità, ma anche alla città intera e a un territorio, è spesso un tentativo di incidere, anche se in minima parte, con quello che noi possiamo sull'indice di restanza su questi territori, per dirla con Vito Teti, cioè la possibilità che su questi territori ci possa essere innanzitutto la stessa offerta, si possa accedere alla stessa offerta culturale e artistica, ma che si possa progettare un futuro in provincia di Foggia, così come si può progettare un futuro a Bologna, a Milano, parlo insomma Certo. per dire adesso le città più preferite come meta di studi. Che sia fondamentale una formazione all'esterno, che sia altrettanto prezioso e possibile poter tornare qui con quella formazione e generare cambiamento. Viva il teatro, allora, e viva la Bottega degli Sì. Apocrifi, insomma, ci sarebbe bisogno in tante e diverse città d'Italia di queste istituzioni così, così importanti. Allora, noi Paola ringraziamo Stefania Marrone della Bottega degli Apocrifi e davvero auspichiamo che ci siano frutti importanti da questa iniziativa che abbiamo voluto raccontare qui questa mattina. Grazie per essere stata con noi. E ci vediamo a Manfredonia Io il 20 e il ringrazio 21 voi. aprile. Ci vediamo a Manfredonia, vi aspettiamo e vi ringraziamo di questa possibilità di narrazione, perché vanno di pari passo, cioè la possibilità di generare azioni e l'opportunità di poterne poi costruire una narrazione insieme al contesto culturale di riferimento. Grazie. E noi siamo qui per raccontarle. Grazie ancora, buon Grazie mille. lavoro, buon lavoro. Andiamo in pubblicità e poi l'ultima parte di Just Today.